Seduta straordinaria sui richiedenti asilo. Approvato il documento di finanza regionale. Una legge per le guide alpine. Il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria la mattina dell'11 novembre, su richiesta delle minoranze, sull'accoglienza degli immigrati richiedenti asilo. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato, in prima lettura, la modifica statutaria che sostituisce nella Carta fondamentale della Regione le comunità montane con le unioni di comuni, la legge sulle guide alpine e il documento di economia e finanza regionale. Nel corso della seduta sono stati votati alcuni ordini del giorno, tra cui uno sulla violazione dei diritti umani in Iran. In copertina! Al sistema regionale di accoglienza dei richiedenti asilo è stata dedicata l'11 novembre una seduta straordinaria del Consiglio regionale su richiesta delle opposizioni. Ampio il dibattito, con gli interventi di tutti i gruppi consiliari. La Giunta ha ricordato che il Piemonte, come da intesa con il Governo, ospita 6.167 richiedenti asilo e che sono stati individuati due centri di prima accoglienza a Settimo Torinese e a Castello d'Annone nell'Astigiano. Chiediamo oggi in Consiglio regionale lo stop al piano di accoglienza della Giunta Chiamparino degli immigrati nella nostra regione dal 2014 al 2020, perché fino adesso è stato solo business per le cooperative rosse e bianche, invasione dei borghi montani, contenzione con i cittadini che vivono lì e soprattutto un'assenza di stop a flussi che il Ministero degli Interni continua a imporci. Noi chiediamo di bloccare tutto per ridefinire qual è la vera sostenibilità dell'accoglienza piemontese, soprattutto in un momento in cui le famiglie italiane marciscono nelle graduatorie per la casa popolare e l'assistenza sociale. Ho detto che l'ordine del giorno che è stato presentato oggi da parte dell'opposizione ci vede in modo siderale completamente opposti a questo tipo di presentazioni, in quanto la regione e l'assessore in particolare Giunta, di cui mi sento orgoglioso di appartenere, ha sicuramente affrontato sì dal primo momento questo problema dell'emergenza in modo deciso e strutturale. Insomma, io credo che una classe politica all'altezza della situazione è conscia di quelle che sono le problematiche, ma le affronta. Definisce il quadro di riferimento del bilancio regionale con gli obiettivi per gli interventi finanziari, i programmi e i progetti per l'attuazione delle politiche della regione. È il documento di economia e finanza, approvato a maggioranza dall'Assemblea regionale. Il provvedimento è articolato in tre sezioni: le strategie di intervento in base allo scenario socio-economico locale con le prospettive di medio periodo, gli obiettivi strategici e l'analisi della situazione finanziaria della regione. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che disciplina la professione di guida alpina. In particolare, viene riconosciuto l'accompagnatore di media montagna che fornirà ai turisti un ulteriore servizio nelle valli, svolgendo una libera professione garantita anche dal punto di vista assicurativo.